Radio. Signori, buonasera. Io so che avete fame, che siete stanchi, e quindi avrò pietà di voi. Allora, pochi giorni fa ero in Sicilia e un collega e anche un carissimo amico, Sebastiano Tusa, mi ha fatto toccare due rostri, uno punico e uno romano, della battaglia delle Egadi. Tutti noi l'abbiamo studiata, tutti, sul libro delle elementari, sul libro delle medie, sul libro del liceo e poi qualcuno anche all'università. E c'era scritto qualcosa sopra. Da una parte in punico, io non leggo il punico, lo leggo ma non lo capisco, se non lo capisco, sapete che scrive solo le consonanti, e però che mi è stato tradotto, che diceva: possa Baal farti sventrare la nave del nemico e affondarla nell'abisso. L'altro diceva, era un latino arcaico, ma diceva: F. Fabius, quaestor, cioè questor, approbabet. L'ha approvato il questore Fabio, pum, timbro e via. Cioè, questo mi ha dato l'idea di che cos'è il limes. Primo, perché lì in quelle acque si erano, davanti all'Evanzo, pensate, non abbiamo alcun dubbio, si erano affrontate 700 navi da battaglia. E qualcuno era stato vinto, qualcuno aveva vinto. E il limes non era soltanto quello che ciascuno di loro cercava di conquistare, ma era anche quella sottile ma durissima sostanza espressa in quelle due iscrizioni. Da un lato un discorso pieno di emozione, di emotività, l'invocazione del Dio, la forza tremenda della nave lanciata a ritmo di speronamento, dall'altro un magistrato che lo controlla e dice: funziona, va bene, via. Questo dice l'enorme differenza tra queste due culture, tra questi due popoli. Il popolo semita e il popolo romano, che fa parte, diciamo, della grande famiglia indoeuropea. Ora, cos'è il limes? Il limes, la parola limes viene da una radice limet, da cui limite, indica sostanzialmente un confine, il confine di un territorio. Ora, noi potremmo stare qui a disquisire, a cercare di capire la radice, il significato, l'aspetto semantico, i suoi riflessi sulla realtà di ogni giorno, eccetera, eccetera. Ma io vi dirò solo una cosa: limes indica la territorialità. E questo è il terzo istinto più potente in qualunque essere vivente, anche nelle piante. Dove c'è una quercia non cresce niente altro. Ovvero l'ombra, orché la quercia spande morta e più né più coi fulmini tensiona, dice il Pascoli, e racconta una cosa vera. Allora, gli animali, tutti i mammiferi superiori, ma anche quelli inferiori, gli uccelli. Io ho il privilegio ogni notte d'estate di ascoltare il canto di un usignolo. Non c'è in natura nulla di più struggente, di più profondo, di più intenso, di più affascinante del canto di un usignolo. Io vengo da una famiglia di agricoltori, quindi so di che cosa parlo. Eppure quel canto non è semplicemente un'esibizione di un virtuoso, è un avvertimento, è una sfida. Dove senti, fin dove senti questo canto, comando io, e se tu lo violi io ti attaccherò e ti espellerò. Siamo sul Campidoglio, amici miei, vi ricordate cos'è successo qui secondo la leggenda? Qui fu fondata la città, qui venne tracciato un solco quadrato, la Roma quadrata, vuol dire il limite, e fu macchiato di sangue fraterno. Chiunque scavalcherà
questo limite, io lo ucciderò. E Remo varca il limite e Romolo lo uccide. Forse devo dire Remolo? No. E Romolo lo uccide. È un mito di fondazione, ce ne sono tante e le fondazioni sono tutte sanguinarie o sanguinose, questa non fa eccezione. D'altra parte, le tradizionali discordie, le numerosissime guerre civili che hanno funestato la nostra storia antica, medievale e moderna, sono senza pace di vivi tuoi, di quel che un muro e una fossa serra, dice Dante. Quindi il concetto di limite è gravido di significati e soprattutto tragici, perché è connesso con che cosa? Col secondo grande istinto di tutti gli esseri viventi, cioè la sopravvivenza dell'individuo e della specie, il secondo e il primo, che sono praticamente tutti e tre intimamente connessi. Ma se questa è l'origine estremamente drammatica, c'è anche un aspetto invece più accessibile, meno offensivo, meno invasivo, meno arrogante, ed è semplicemente il tracciare linee, il misurare la terra. Io ricordo ancora l'effetto che mi fece, giovane studente di topografia del mondo antico, volare con un deltaplano a motore. È come stare su una bicicletta appesa a un aquilone con quattro spaghi. È un po', diciamo così, fa venire qualche piccolo brivido, però costa poco e vi permette di vedere tanto, 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 tanto. E vedevo la centuriazione romana fino all'orizzonte. E a volte mi è capitato di vedere i cippi. E c'era scritto, me lo ricordo ancora, KK3. Tre barrette, Citra Cardinem Tertium, cioè il terzo asse al di qua del cardine. Dall'altra parte c'è scritto UK1, UK2, UK3, Ultra Cardinem Primus, Secundus, Tertius, eccetera. E poi ci sono i decumani, DDSD, destra decumano, sinistra decumano. Quel modo di misurare la terra era il modo di insediare una civiltà. Una civiltà che misurava, che faceva spazi, che creava spazi, che creava la città, che creava i suoi monumenti, ma al tempo stesso lasciava spazio alla natura, creando aree comuni. Io ricordo ancora quando vidi i colleghi fare un esperimento, tracciare i due assi principali della città etrusca di Marzabotto con il teodolite, adesso c'è il laser quindi è ancora più preciso, con il teodolite hanno fissato l'incrocio e poi hanno scavato. Hanno trovato un sasso di Reno, del fiume Reno, grande così, con una croce incussa, e coincideva perfettamente con la battuta del teodolite, ma quella croce l'avevano disegnata incussa gli Etruschi 26 secoli fa. Ecco quindi il limite inteso come misura della casa dell'uomo, come misura del suo centro abitato, come misura entro la quale si può sviluppare la vita, la famiglia, la comunità, il popolo, la città e la civiltà. Quando prima l'avvocato professore Emanuele pronunciava parole amare, dov'è il professor Emanuele? Non c'è più. Beh, no, anzi, mi sarebbe piaciuto salutarlo. Pronunciava anche parole amare e a buon diritto, ammettiamo. Però al tempo stesso, io che ho avuto la fortuna di viaggiare molto nel mondo, di vedere tanti paesi, tante culture e cercare anche di capirle, di entrare sempre con umiltà, non bisogna mai
mettersi dei pregiudizi, perché altrimenti non si capisce, è come mettersi la benda sugli occhi. Sono stato sempre comunque colpito dal fatto che dentro di me dicevo, però noi abbiamo qualcosa di particolare, non voglio dire di più o di meno, ma di molto particolare, e non capivo esattamente cosa fosse, finché una sera, proprio in un momento anche conviviale, dove ero in America, dove c'erano personaggi anche così abbastanza dotati di una certa iattanza, e dissi dentro di me: 30 secoli di storia, ecco cos'è. Noi stiamo qui da 30 secoli e non è passato un secolo, un anno, un mese e un giorno senza che qualcuno di noi costruisse meraviglie. 3 giorni fa io sono salito su un taxi e il tassista, c'era, non so, un po' di traffico, non so, c'era una manifestazione, non mi ricordo cosa fosse, e lui mi guardò, vedendo così che ero un po', avevo un po' fretta, mi guardò con un'espressione desolata, disse: siamo italiani. E dissi: grazie a Dio, amico mio, grazie a Dio. E stava a Roma e stavamo passando davanti a un paesaggio assolutamente straordinario. Il limes è una parola bivalente, è una vox media, può significare qualcosa di tremendo, cioè se passi questa riga io ti ammazzo, oppure può significare una cosa magnifica, che è la struttura, che è la capacità di misurare, di delimitare, di costruire, di estendere e di riprogrammare. In questo concetto di limes va inteso tutto. Noi sappiamo cosa fu quel concetto alla fine del mondo antico. Fu il vallo che si estendeva dal nord della Britannia fino al Golfo Persico. Su quel vallo erano schierate 38 legioni, un esercito enorme, e quelle spese militari durate più di 200 anni forse sono state una delle cause più forti del collasso di quella straordinaria struttura, che aveva 10.000 città, aveva 150.000 chilometri di strade, tutte tracciate a fil di squadra. Pensate, tutte tracciate a fil. Quando Druso fece la sua spedizione in Germania e tagliò il territorio tra il Reno e lo Zuiderzee, facendo un canale dritto come un fuso, riprendendo un'altra impresa straordinaria di un governatore che l'aveva preceduto, di Saturnino, il quale aveva costruito, arrivato davanti a una palude, gettò una strada sopra la palude da un capo all'altro 37 chilometri, piantando prima i pali sul fondo e poi mettendo i travi e poi il tavolato e poi il mantello stradale. Non girò attorno alla palude, la attraversò, prolungò la strada fin dove ce n'era. Limes significa quello, la difesa contro invasori. E io quel limes l'ho visitato tutto, dal Vallo Adriano fino a Palmira, che adesso è minacciata da ISIS e dicono che sono a 1 chilometro. Abbiamo già visto devastare Hatra, che io conosco benissimo, sono stato 4 volte ad Hatra. Abbiamo visto far esplodere lo Ziggurat di Nimrud, ci sono stato 3 volte dentro e una volta sono quasi soffocato. Ho proprio pensato: stavolta ci lascio la pelle. Ebbene, quel limes a un certo punto crollò, nacque qualcosa di diverso. Vedete, io non sono di quelli che dicono, come i nostri colleghi tedeschi, che dicono: ah, ma ci voleva sangue nuovo, eccetera, eccetera. Un corno. Nel Medioevo la più grande biblioteca d'Europa, quella del convento di San Gallo in Svizzera, vantava di avere 300, se ricordo bene, 42 libri. Nelle 10.000 città dell'Impero Romano c'erano
migliaia e migliaia di biblioteche con milioni e milioni di libri. Non è necessario distruggere tutto per rinnovare. La casa si può anche riparare e restaurare e ricominciare ad abitarci come prima. Il Limes oggi è tornato di attualità. È un Limes liquido, dove migliaia di disperati attraversano il mare, migliaia muoiono affogati e altre centinaia e centinaia di migliaia vogliono tentare la stessa impresa. Si propone un grande dilemma. Vedete, vi consiglio di leggere un libro assolutamente illuminante di un grandissimo studioso, Civiltà Confronto, è tradotto in italiano, di Arnold J. Toynbee, il quale dice che la storia è ciclica e che dalle civiltà passate possiamo capire cosa avverrà delle civiltà del presente e forse anche del futuro. Sappiamo già com'è andata allora, l'aveva già visto Orazio. Ahimè, dice, il barbaro insiste victor, calpesterà vincitore col suo cavallo le ceneri di Roma. Lo vedeva già lui, pensate, che era, vedeva il fulgore di Roma ai tempi di Augusto. Sappiamo come andò a finire. Ci fu una difesa disperata che durò per quasi 200 anni. Ma vedete, i cosiddetti barbari non volevano distruggere l'impero, molti hanno dato la vita perché continuò. Pensate a Stilicone e ad altri, volevano farne parte. Il risultato per il momento, per quello che ne sappiamo, furono 13 secoli in cui tutti ammazzavano tutti, tutti massacravano tutti, in cui ci furono guerre continue, endemiche, continue, 13 secoli, guardate, non c'è mai stata una parte d'Europa che non sia stata insanguinata fino all'età moderna e anche alle due guerre mondiali. L'Unione Europea è l'unico esempio di una alternativa, mai successo prima. Dovremo farci un'idea, dovremo decidere cosa fare, come organizzarci. Quello è quello che è successo nel passato. Ora abbiamo un futuro che propone una sfida ancora più forte. Noi non siamo come i nostri antenati. Noi abbiamo visto l'epoca in cui un'arma sola può, moltiplicata, distruggere l'intero pianeta. E la vide Toynbee e ne fu atterrito, e la videro gli scienziati che l'avevano costruita e ne furono atterriti. Non si può dire che è identica, non si può dire che è la stessa cosa. Dovremo prendere in mano quel limite, quella barra di misura, quella groma con cui i nostri antenati traguardavano i limiti per chilometri e chilometri e chilometri, dritti come fusi, e vedere fin dove quel concetto può estendersi, fin dove quel concetto può flettere, fin dove civiltà diverse, culture diversissime possono trovare la maniera di progettare un altro mondo. Grazie.